Un te lo dice di ampio respiro oggi, che copre i giochi 2D di corsa dell'epoca 16-bit, la roba più specifica. Proprio che così si muove, veramente. Fai schifo, dai, che sputi. A me l'ho fatto lavati i denti prima. Sì, ma proprio sputi proprio in generale. Tu che auguri, non so si vede. È vero, auguri a piani sani. Io sei invecchiato tantissimo. Non cioè, te dirà più, no? Dalla sera alla mattina, non mai serato. Non mai dirà. Partiamo da Super Sprint e Badlands. Esattamente, questa combo qui, perché praticamente in fin dei conti sono... fondamentalmente lo stesso gioco. Non ho la più pallida idea di cosa sia. Badlands lo so. Ecco, non ho più pallida idea di cosa sia Badlands, però in realtà era la versione Rally che si sparava anche forse. Sì, non mi ricordo che era molto Rally, però vabbè, ci arriviamo. Comunque, 1986, qui vedete veramente questo video di questi tre cicci che hanno ripreso il cabinato vecchio, l'hanno... originale. Sì, e poi era una figata che lo sterzo andava all'inferno. Lo sterzo era riuscito così, dovevi dire... vedi, questa è stata una grande mitologia. Penso uno dei giochi competitivi. Esatto, belli, io me lo non mi ricordo come si chiamava sua amica, che era Indianapolis, forse non mi ricordo come si chiamava. Anche Indianapolis. La sua amica ci giocava fino in 4, ci potevi giocare. C'era anche Badlands. Esatto, Badlands che vedi che era quello che sparavi, ma non era un rally. No, capisco, rally, dicevo, perché ogni tanto c'erano e sparavi in più, potevi poi sempre prendendo le solite tre chiavi inglesi potevi potenziare e prendere anche il super missile che faceva saltare in aria le altre. Il frame rate era altissimo, il frame rate. L'idea di velocità, guarda che sono, ci sono ancora oggi dei giochi che hanno questo. Esatto. E visto c'è il modello di danni di Gran Turismo. No, c'è anche c'era il foglio che si muoveva lì sopra. Velocissimo. F-Zero. Capolavoro di tutti i tempi, nasce su Super Nintendo. L'abbiamo messo fra quelli 2D perché era in verità un 2D, anche se Seven, simulava però... questo finto 3D con la rotazione, era un po' come Doom, simulava il 3D però, e due dimensioni. Sì, però ne guadagnava molto la fluidità per e anche quanto, realismo, per quanto tecnicamente non ho mai approcciato, non ho mai approcciato del Mod 7. A me faceva cagare questo sfondo che ti faceva capire che stavi dall'alto e vedevi una specie di città mostruosa. Si chiama sfondo flickerato. Era un po' disperato dal punto di vista artistico, però adesso ti ucciderà. Super bilanciamento, tanto lo sapete che multiplayer odia Nintendo, scrivete in ogni commento. Poi era un cioè era per l'epoca, fu proprio un grosso salto in avanti su Nintendo, ma fluidissimo, mi ricordo veramente ti faceva saltare la faccia. Best seller Eva per poi non l'hanno mai più rifatto. Sono clip dei 15 minuti 64, esatto. Sì, poi non è stato portato il capolavoro chiamato Wipeout, che è un altro modo di esatto Lotus 3D Lotus mi pare che Gremlins Challenge 2, bravissimo, Gremlins. Io questo l'ho giocato all'infinito su Amiga, esatto. C'era anche la super versione per Sega Mega Drive, era top, era bellissimo anche proprio da vedersi. Su PC? Io mi sembra di averlo giocato su PC, non vorrei dire una cazzata. Questo no, è il 2, una cosa simile. 91. Questo è il 2 che aveva migliorato prepotentemente un gioco già bellissimo. Bellissimo, che poi c'era il fatto che cambiavi lo scenario man mano che andava avanti. Esatto, cambiava, c'era il clima che cambiava, clima per modo di dire. Si vede la tua cultura adesso, si è fermata. Si è proprio, è una fotografia. È un po' come il sesso, si è fermato e basta, l'hai messo da parte. Ma lì già c'era 30 anni. Esattamente. E la cosa bella è che utilizzava, aveva un sacco di colori su schema, aveva questa particolarità che utilizzava tutti i colori della macchina utilizzata, e anche le macchine avevano queste colorazioni più disparate, esatto. Blu, verdi, gialle, tecnicamente per l'epoca era incredibile, sembrava una sorta di super outrun veramente finissimo, appunto cambiava l'ambientazione, lo scenario, anche un po' il clima se non ricordo male, la neve pure ma un certo ma non credo che influisse però sul modello di guida. Assolutamente sì come Gran Turismo. E arriviamo a Micro Machines, anche questo un altro punto di riferimento. Sono delle bombe, bellissima, sì, è fantastico. Qui siamo nel 91, ti ricordi la gara in acqua con la barca facile? È super fluida. Vivendo l'idea, ragazzi, manca su App Store un cavolo di gioco come Micro Machine. No, perché ne stanno dove, un paio carini, dove ci si lascia fuori dallo schermo? No, non si lascia fuori. Io non lo so, anche quelli tutto nello schermo. Non tutto nello schermo. Ci si lascia fuori. Sì, Drag Racing, ad esempio. Dove si esce così, chi perde chi esce dallo schermo. Questo era bellissimo. Che perde chi esce dallo schermo. Perché questo era bellissimo, parliamo del 91, su fantastico. Nintendo nasce il primo, poi dopo l'hanno fatto su tutte le piattaforme, aveva questa cosa degli scenari fighissimi, che erano appunto scenari
di uso comune in versione. E poi io ho sempre definito il sistema di controllo la Sensible Soccer, esatto, nel senso che perdi esatto proprio la macchina, non è che c'è il controllo completo. Esattamente, no, bellissimo, bellissimo. Ma più che altro la varietà delle vetture, divertentissimo, i cari armati che ti sparavi, c'era la scena. Ma ancora oggi andrebbe bene. Poi in realtà l'hanno fatto in 3D, sì, su PlayStation 2, forse 1. Esatto. Però non era... Ma quanti sono? 150 i giochi. 2000 giochi sono. Arriviamo Neo Drift Out. Io Neo questo Geo non me lo allora, ricordo. In realtà io lo giocavo in sala giochi. Vabbè, certo, perché esce, nasce, perché essendo Neo Geo, Neo Geo, come lo chiamare, c'era anche il cabinato. Divertentissimo. 96 qui. Però era uno, di quelli dove il modello, cioè dove le curve le facevi a tac 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 a scatti. Ah, perché sì, si perché piegava di 25 sì, gradi, 30 sì, gradi. Sì, era l'altro, il tipico arcadone. Però rientra in 2D perché è sempre sta visuale isometrica. È sempre così, Sì, è un po' scomoda. Ah no, ecco, poi diventa anche da giravi ovunque, figo pure questo qui. Andava a questo era il quarto capitolo della serie appunto Drift Out, che si chiamava questo Neo Drift Out, sì, anche questo qua graficamente era super arcadona come tutti i giochi Neo Geo dell'epoca, c'erano queste derapate fuori in testa, lì ignorante giocavi, mettevi soldi a checkpoint, esatto, a checkpoint. Me li ricordavo con i modelli di automobili più belli, forse avevo gli occhi del bambino. Anch'io quando li rivedo per quel tempo mi ricordo c'erano modelli super fighi, oggi quando li guardi il bambino è rimasto di sotto, è la merda. Oggi sono tutte battute sulla stessa qualità degli anesali, non è male. Comunque diciamo questo qui aveva anche la super fluidità, perché era fluidissimo, sì, quanto cazzo andava praticamente. Quello sulla forza di ma quanto cazzo andava? Quanto cazzo andava? Ok. Prova una sua. Vabbè, arriviamo qui. Che si vuol dire ad Outrun? Dell'86, lontanissimo 86, quando è uscito, mazza, c'avevo 5 fantastico, anni. Fantastico, sala giochi. Sala giochi, poi è uscito anche questo caso, su ogni piattaforma possibile. Uno dei primi cabinati, forse, per di guida, guida. Di guida può essere fra i primi. Il primo è vero che c'era il volante che ci faceva resistenza. Esatto. Allora, questa particolarità che avevi questi 5 o 7 bivi, adesso non mi ricordo esatto preciso. Un grafico d'albero. Esatto, un grafico d'albero che ti portava a scenari differenti, man mano andavi avanti. Facevi il checkpoint e cambiavi esatto il bivi. E poi c'era questo mito della bionda che velocissimo, alla fine... bionda, Ferrari, quindi figa e Ferrari. Figa e Ferrari, quello che vorremmo un po' tutti. Yeah. E correre ovunque così. Con la macchina così una, e via. Ma su una strada tipicamente Los Angelina con 12 corsie, perché se a Los Angeles può esserci una macchina a senso unico con 8 corsie. Stiamo lavorando per arrivare a Figa e Ferrari esatto al mare. C'ha questa particolarità, le diciamo questo aneddoto, che in verità questa Ferrari non esiste, perché il modello era chiuso coupé praticamente, e la versione cabrio ne fu fatto solo un modello per Gianni Agnelli proprio. Questo è pillole di cultura. Guarda, ringraziamo il nostro autore Marco Santicchia per questa meravigliosa Rock and Roll Racing. Non mi è mai piaciuto invece questo, era NES, Super non NES, non mi ricordo. Rock and Roll Racing Super NES, tra l'altro fatto da gli ex, cioè i Blizzard, prima che si chiamassero Blizzard, Silicon e Synapse, è stato uno dei pochissimi titoli che fecero su console. Esatto. Apprezzatissimo comunque. Apprezzatissimo, si sparava questo, esatto, se non ricordo male, esatto. Praticamente guadagnavi bonus, le monete, non mi ricordo cosa prendevi, che ti permetteva appunto di sparare. Aveva un po' cioè, una meccanica, uno stile grafico un po' strano. Aveva cioè, un po' una meccanica una Mario Kart, esatto, un po' strana, che prendevi questi bonus a terra e così una via. Una visuale un po' particolare. Loro e si poi fecero... aveva, ovviamente si chiama rock and roll, quindi c'aveva la musica. Un attimo, ci arriviamo, aveva le super musiche. Ecco, infatti per esempio aveva dei pezzi di Black Sabbath, quindi super rock, aveva dei pezzi di Steppenwolf, quindi comunque aveva, cioè aveva questo connotato che c'è sempre stato all'interno di Blizzard, di gente che adorava la musica rock. Loro insomma, fra gli artisti c'è quindi Didier, anche, okay, che guarda anche la amante pista che c'ha tutte le non vorrei dire una canzone, ma c'era un gioco simile con Tots, con Battle Tots o qualche cosa del genere, qualche tipo di dei personaggi che sembravano le tartarughe ninja. Lo sai, ne parliamo dopo, dai, dopo lo ritrovo. Ho l'autore che dice ne parliamo dopo. Allora, arriviamo a un altro titolo iconografico, Super Mario Kart del 92, Super Nintendo. Questo fu un altro momento di svolta dei giochi di guida. Dopo F-Zero, anche qua ci dimessi lo zampino Nintendo. C'è Mario sul dai e c'era appunto anche la possibilità di giocare in split screen. Questo ha avuto una fortuna nettamente superiore a F-Zero, ma anche perché è più bello. Sì, sì. E guarda, personaggi Nintendo. Guarda, questo forse l'applicazione migliore del Mozilla. Del Mod 7. Del Mod 7, che sì, dicevamo. Come chiamavi? Mozilla. 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 Vabbè. E c'aveva, e tra l'altro appunto è stato ripreso su tutte le piattaforme Nintendo, così DS, 3DS, Wii, esatto, esce sempre. Anche più o meno si rinnova sempre ed è sempre divertentissimo. No? Sempre divertente, sempre bilanciatissimo. È più difficile. Esatto. In realtà è tutto giocato sul bilanciamento. Quando scazzi il bilanciamento. Sì, che aveva questa cosa che ti giravi, devi fare questa derapata calibrata per poter poi riaccelerare. Questo è il mio lavoro della vita. Super Mario GP, sarà giochi un miliardo di volte anche su Mega Drive. Sarà giochi e Mega Drive, esatto. Esatto, Ayrton Senna Super Mario GP. Graficone, questo super grafica dell'89 ed è fighissimo, siamo, perché effettivamente questo è aveva sempre questo 2D, retrovisore aveva più grande del mondo. Tutto andava a palla.
ed effettivamente è tutto questo che sembra 3D, in realtà è tutto, tutto 2D, 2D, tutto 2D, tutto livelli uno sopra l'altro. Tutto quel periodo, fantastico, appunto, dello stratagemma, che siccome le macchine non ce la facevano a ricreare appunto la, lo Z, certo, insomma, la profondità. Facciamo una petizione per cui la prossima formula del te lo dice ha un titolo più piccolo, leggermente più piccolo, non occupi la metà della ci dello arriveremo schermo. Ci arriveremo, questa era sì, e poi la versione Mega Drive aveva una sorta di carriera grafica, esatto, a fine anno i team più migliori ti chiedevano ti di entrare, oppure loro potevi battere il pilota più forte di te, c'era, cioè, molto figo. Sì, aveva preso anche dei super voti incredibili. Sì, sì, quello, sì. Super Off-Road. Super Off-Road, qui siamo nel 91. Nel altro, 91, altro super titolo per quanto anche mi questo NES, Super Nintendo, questo ci ha giocato un miliardo di volte. Questo è incredibile. Rientra. Questo qui è di Software Creations, un po' accelerato qua mi sa la camera, so, comunque pure questo rientra nel concetto di Super Sprint, esatto, Super Sprint e così via. Quindi questa era Rally su singolo scenario, su singola schermata, era super divertente. Ovviamente quando ci giocavi con degli amici in quattro, perché ti massacravi, e poi c'avevi la nitro che potevi prendere e utilizzare, esatto, in corsa, perché vi sono le nitro, abbiamo messo anche Iron Man, no? Ma io adoravo anche le prospettive delle macchinine, esatto, che si piegavano sulle inasprimenti, avevano delle diagonali, cioè, anche le scorciatoie c'erano, ovviamente, sì, sì, sì. Ma pure le bandierine che si muovevano quando ci passavi particolarmente vicino, qualche volta, ovviamente, super limitato, ci sono 50.000 versioni, sì, simili, sì, non simili. Questo era bellissimo proprio, cioè, e avevi appunto solo le nitro da utilizzare al momento giusto per cercare di guadagnare posizione. C'è Buggy Boy nella serie? No, siamo per finire. Quindi non c'è Buggy Boy? Non c'è Buggy Boy, c'è The Dual Test Drive 2. Anche questo qui, insomma, erede, potenziamento incredibile, potenziamento incredibile del primo test drive. Infatti, soprattutto nella fluidità. Primo test drive, comunque, nel cuore di tutti, infatti, i tempi. Con, esatto, la montagna da una parte e in realtà devo criticare il mostratore, sì, e ho detto di mettere il primo il test primo drive. Qui siamo ad un'evoluzione, perché non solo c'erano dei cambi globali di scenario, c'era una grande sensazione di velocità. C'era, vabbè, qua come vedete c'erano le macchine venivano contro mano, cioè tendeva ad essere nel suo essere infatti arcade. C'era, in questa velocità c'era una paura di essere beccato contro mano. Beh, ma c'erano persino i moscerini che si schiacciavano sul vetro. Ma guarda che era roba, sì, fighissima, fantascienza. No, ma però rimane che all'epoca poter pensare di guidare una Ferrari, una Porsche in un videogioco, esatto, era devastante. Aveva questa cosa che nel suo essere anche un arcade, il suo essere un arcade, comunque tendeva, cercava di essere simulativo, per cui appunto ricrearti degli scenari che fossero più vicini alla realtà. Potevi potenziare, tra l'altro, sì, la macchina. Questo è Top Gear. Questo è clamoroso. Ha fatto una minchiata. Diciamo Top Gear 2 1982, che potevi potenziare la macchina, secondo me si poteva potenziare la macchina. Questo è il nome del personaggio. Qui siamo, ritorniamo con Gremlin, Super NES, Amiga, questo poi me lo ricordo. No, Amiga io non l'ho mai giocato. Che giocavo un botto sull'Amiga. Qui appunto è il seguito, ovviamente, di che gioco? Yeah. Bravissimo. Mamma mia, che genio! Anche qui il seguito che tende a potenziare la parte del realismo, c'erano le gallerie, c'era lo scenario, c'era questo sorta di effetto parallassi. C'era questo effetto parallassi, come lo chiamiamo, l'effetto delle dune, delle discese che ti cambiato è un altro gioco. Finito. Hai finito l'effetto Holly e Benji, l'effetto Holly e Benji, il campo infinito di Holly e Benji, la curvatura del pianeta. È stato bello, è stato più informativo del solito, ogni tanto ci vuole. Ma sei mano fredda, oh, c'hai? Sì. Chi lo sa cosa tu è, chi sa com'è, te lo dice tutti tu è. Chissà perché dappertutto hanno visto che lo dice. Lo guardate solo chi ce l'ha di più, per darvi a chi non ne ha. Sono Antonio, Alessio e Pierpaolo, che branco di sfigati. Se davvero ci tieni potrai vedere il replay un'altra puntata.